per l'attenzione. Di più della stessa quantità di energia fatta con il carbone, ecco, questo dal punto di vista climatico. Prima io. No, perché se non firmi noi dopo non cambia. Anche perché sono l'unico che ci metti i soldi. Vediamo, ma sai. Va bene? Anche perché la Cispadana, non so perché lei non ha detto che è una superstrada che oggi porta modalità di inquinamento. Cioè lei mi sta dicendo che la Cispadana non esiste oggi? No, com'è la posizione sul sostegno delle autostrade e la riduzione degli inquinati in Emilia Romagna? Ecco la sua posizione su questo argomento. Cioè, quindi noi dovremmo impedire di fare un'autostrada che è chiesta da tutti i territori, laddove forse, se lei vuole raccontare ai suoi colleghi i numeri del terremoto, qual era il PIL prima della caduta e quello che adesso, e a cosa servirà quell'autostrada votata in tutti i consigli comunali, provinciali, regionali, chiesta a gran forza da tutte le forze economiche, dalle forze sindacali e comunque dalle istituzioni. Sostituirà una strada che oggi mette in difficoltà quel territorio e che garantirà, agganciandosi all'Europa, una competitività in una striscia di terra colpita dal terremoto, dove insiste uno dei distretti del biomedicale più importanti al mondo. Quindi non solo non vi è contraddizione, ma è contenuta nel programma di governo che io ho presentato 2 anni e mezzo fa, quindi la sua domanda è anche abbastanza curiosa, visto che io quello che nel programma ho scritto, a proposito di buona politica, lo manterrò. Credo che verrei meno agli impegni e alla serietà con cui ci siamo presentati agli elettori se quello che nel programma abbiamo scritto e avevamo promesso non lo realizzassimo. Mi pare che sarebbe più interessante entrare nel merito delle scelte che stiamo prendendo, visto che sono scelte, a mio parere, molto importanti. Per cui non vi è contraddizione, perché le scelte che stiamo prendendo sono scelte che vanno nella direzione di andare a ridurre l'inquinamento atmosferico, e non a caso volai a San Francisco per sottoscrivere l'Under 2.